migliaia di banconote si spargono tutt'intorno, miliardi di lire degli anni 70. Da dove vengono tutti quei soldi? Miliardi, miliardi e miliardi di lire. Tutti quei soldi caduti dal cielo. Da dove vengono? Tutti quei soldi. Da dove vengono? Scena 6, esterno giorno. Siamo a Milano, agli inizi degli anni 70, il giorno dell'inaugurazione dei lavori. Io voglio costruire un quartiere che induca la gente all'ottimismo. Non sei mai visto un pessimista che combina qualcosa di buono nella vita? 1, 2 e 3, voilà! Ecco, io voglio costruire una città dove ci sia tutto. La clinica dove si nasce, la scuola, il luogo di lavoro. Una televisione via cavo fatta apposta per le casalinghe. Questo cantiere costa 500 milioni al giorno. Possiamo sapere chi gliel'ha dati? Tutti questi soldi, in realtà, da dove vengono? Questa è una domanda a cui non le voglio rispondere adesso. No, anzi, credo che non le risponderò mai. Ah, aspettavate me? Sì, volevamo chiederle alcune informazioni che lei in qualità di amministratore delegato della Edil Milano... No, guardi, ci deve essere un equivoco, io qui sono un semplice consulente, mi è stato dato l'incarico della direzione generale, tutto qui. Dottore, abbiamo indagato sulla provenienza dei suoi soldi, ci sono 22 holding segrete che li gestiscono. E io non ho niente di segreto, e comunque quelle holding non sono di mia proprietà. No, sono intestate dei prestanome, casalinghe, pensionati, addirittura un poveretto colpito da ictus. Ma lo sappiamo che è tutto suo. Allora, Cesari, il capitano della finanza che aveva scoperto i fondi neri del Caimano, beh, adesso invece è diventato il suo più fidato collaboratore. Ah. Appunto. Nel piazzale del nuovo quartiere, appena costruito dal Caimano, arriva un'auto scura. Da una cassaforte, Cesari prende molti miliardi di lire in titoli di Stato. Questi titoli di Stato vengono portati in una banca della Repubblica di San Marino, dove si trasformano in denaro contante. Questo denaro contante viene riportato a Milano e custodito in un appartamento segreto. È a questo punto che arrivano gli spalloni. Gli spalloni sono delle persone specializzate nel portare denaro all'estero. Ognuno di loro ha il compito di prendere 500 milioni di lire, attraversare la frontiera e versare questi soldi su conti correnti segreti in Svizzera. A cosa servivano questi soldi sui conti correnti in Svizzera? Secondo l'accusa, servivano all'imputato per finanziare illegalmente i partiti, per corrompere i giudici e ottenere sentenze a lui favorevoli, e anche per evadere il fisco. Insomma, dopo questa scena dovrebbe essere chiaro che il Caimano è ispirato a Berlusconi. Attenta! Che deficiente! Sì, l'uomo che è diventato ricco non si sa come, che ha 3 televisioni, che è diventato presidente del Consiglio perché aveva tanti debiti e tanti processi. Ma questo non è un film, sono cose che sappiamo tutti. E poi tu, Bruno, che cosa c'entri? Come che cosa c'entro? È il film che voglio fare, è il film in cui credo. Non capisco la domanda. Ma io penso che questo sia un film che il pubblico sta aspettando. Ah, il pubblico aspetta questo film qui? Sì. E allora, che cosa mi dite qui? Che preferivate la televisione di Stato? No! Con 2 canali uguali, grigi, e i programmi che finivano alle 11 di sera. No. E con quelle ballerine, tutte vestite. Era questo che volevate? No!
cercato di fermarci, hanno cercato di oscurarci, ma noi li abbiamo bloccati. E non l'ho fatto per me, l'ho fatto per voi, perché voi aspettavate tutto questo da anni. E allora andiamo a cominciare. Lei è ossessionato da me, io le occupo la mente, non riesce a fare altro che pensare a me. A me piace scrivere male di lei e continuerò a farlo anche adesso che è diventato padrone del mio giornale. Io sono un editore vero, un editore liberale. Lei può scrivere di me quello che vuole, però fa male, perché la gente mi ama. Io ho risposto a un'attesa. Le vede queste lettere? Ne arrivano migliaia ogni giorno, sono tutte donne. Scrivono per ringraziarmi, dicono che da quando gli ho dato le trasmissioni, anche alla mattina, la loro vita è cambiata. La magistratura con le sue inchieste sulla corruzione ha cancellato un'intera classe politica. Voi dovete prendere una posizione netta contro il protagonismo dei giudici. Loro vogliono cambiare la storia del nostro paese e questo non va bene. I sondaggi dicono che se ci fossero oggi le elezioni, la sinistra avrebbe una maggioranza schiacciante. Questo il paese non se lo può permettere. Non se lo può permettere il paese o questa azienda? L'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche e questa volta il nostro gruppo vuole intervenire direttamente. E tutti devono dare una mano, le nostre televisioni, le nostre star e i nostri giornali. I moderati oggi sono figure sfocate, mediocri, gente senza carisma. E temo che l'unica soluzione sia una nuova forza politica guidata da me. Perché parla dei moderati? A lei non gliene importa niente. Lei lo sta facendo soltanto perché la sua azienda ha 5.000 miliardi di debiti e i giudici stanno per arrivare ai suoi conti all'estero. Lei vuole entrare in politica perché sennò andrebbe in galera. Grazie, grazie. Accarezzo la sua ombra. Scusate, non abbasso perché mi piace troppo, Sì, grazie, però guarda, un film su Berlusconi proprio, no? Tutti sanno già tutto su Berlusconi. Ma con queste televisioni cosa vabbè, ma chi voleva sapere sa. Poi chi non vuole capire, dai. Cosa vuoi informare di più? Si sa tutto. Vabbè, allora che facciamo? Non facciamo niente, così vince un'altra volta. Ma comunque ha già vinto Berlusconi 20 anni fa, 30 anni fa con le sue televisioni. Ci ha cambiato la testa, hai capito? E poi comunque io non sono d'accordo, c'è qualcosa nella vostra sceneggiatura che non mi... Allora l'hai letta! Non l'ho letta, lo so, va bene, ma è come se... Leggila, no? E poi dopo... Ma è come se l'avessi letta, perché io lo so cosa c'è scritto. Dai, perché c'è lì quello che il pubblico di sinistra vuole sentirsi dire, no? Capito? Berlusconi che si fa il lifting, gli riesce male, il trapianto di capelli gli riesce bene, tutti a ridere. Ma questo non è il mio film, però. Va bene, non è il tuo film, ma tutti a ridere, cosa c'è da ridere? Poi io ho un altro progetto, capito? Un altro progetto. Sto scrivendo. Vabbè, forse ci siamo sbagliati, Bruno. Torniamo a lavorare? Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Anche lei l'ha votato. Lei è perfetto. Presidente, io credo che además de dar la palabra al signor Schulz, yo le pediría que rogara al señor Berlusconi, al presidente del Consejo, que retirara esas palabras en honor a los valores que compartimos todos los europeos. Io ho detto con ironia quello che ho detto. Se non siete in grado di capire l'ironia, mi spiace, ma non ritiro. Quanto con ironia ho detto. È un concetto dell'ironia molto personale. E niente, ormai all'estero tutti ridono di noi. Non è solo il conflitto di interessi, è proprio che è pronto. Con ironia. In Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni, che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia, sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Perché evidentemente vi manca il sole dell'Italia. Non siete venuti e non avete mai acceso una televisione italiana. Se questa è la forma di democrazia che intendete usare per chiudere le parole del Presidente...